Seconda fascia, creiamo una pressione dall'interno verso l'esterno in questa zona. Mettiamo i pollici nella zona dei reni e premiamo dall'interno verso l'esterno. Rilassiamo. Premiamo dall'interno verso l'esterno, rilassiamo. Ancora una volta, facciamo pressione, rilassiamo. Come in precedenza. Immaginando di usare una cintura elastica, premiamo la zona dei reni indietro, ci espandiamo lateralmente, tiriamo in dentro la parte anteriore. Ora immaginiamo di farlo, premiamo verso l'esterno e contemporaneamente premiamo indietro. Avanti, chiudiamo, rilassiamo, premiamo dall'interno all'esterno, dietro, di fianco, immaginiamo di ruotare in avanti e di tirare in dentro. Facciamo lo stesso movimento, ma preceduto dalla parte inferiore. Immaginiamo di stringere a pugno la parte inferiore dell'addome all'interno, risucchiare il pavimento pelvico, ruotare da dietro avanti la parte inferiore, poi espandere e ruotare da dietro avanti la parte media. Rilassiamo. Pavimento pelvico. Mano immaginaria, espansione e rotazione della zona media. Rilassiamo. Pavimento pelvico, mano immaginaria, espansione e rotazione anche della zona media. Proviamo a farlo inspirando. Inspiriamo ed espandiamo, chiudendo e salendo. Rilassiamo. Contraiamo, espandiamo, saliamo, ruotando da dietro avanti. Rilassiamo. Ultima volta, pavimento pelvico, addome inferiore, reni, addome medio. Rilassiamo. Cerchiamo di fare adesso solo internamente il movimento, è ancora più piccolo. Movimento pelvico, addome, rotazione bassa, rotazione media. Rilassiamo. Pavimento pelvico, addome inferiore, addome medio. Rilassiamo. In tutta questa zona, rilassandoci, lasciamo arrivare una respirazione naturale, un'espansione e una concentrazione naturale.
senza avere fretta.